se la miglior strategia per fidelizzare i tuoi lettori è quella di mandarli via a leggere gli articoli, le risorse, a fargli scoprire gli eventi e i video degli altri, la miglior strategia per far crescere realmente e innovare il tuo business è di smettere di cantarti da solo o da sola come migliorarlo, ma di iniziare a prendere in considerazione, ad ascoltare veramente i tuoi clienti e potenziali tali. Come? Andandogli a fare delle domande, non ascoltando solo i tuoi amichetti, soltanto quelli importanti, ma chiedendo in maniera aperta e sincera e prendendo in seria considerazione quello che i tuoi clienti dicono. Come fai a farlo? Ma li coinvolgi in qualsiasi maniera. Se fai dei webinar, degli eventi, dei contest, li fai partecipare a quello che fai e poi ascolti con attenzione quello che loro si dicono in maniera informale, nelle loro chiacchiere, nel confidarsi con te di quello che gli è piaciuto o non gli è piaciuto. E se tu fai domande curiose, sincere, per cercare di capire dove si può migliorare, cosa può essere fatto meglio, allora puoi scoprire spazi ed opportunità che a me da solo non verrebbero mai in mente. E quindi quello che ho scoperto è che nell'ascoltare i miei clienti, nel cercare di andare incontro a quello che loro vogliono, posso trovare la strada migliore sia per farli contenti, sia per far crescere il mio business, perché quello che è l'esigenza di uno è spesso, frequentemente, poi l'esigenza di tanti altri. Oh, qui c'è il sole e ti posso garantire, guarda, che non c'è una nuvola là sopra. Non ci stanno nuvole qua sopra di me, però piove. Come fa? Solo le zorre lo sanno. The beauty of my work is immeasurable. With no spare time, forever's make records and jewels. Chess moves are well thought out before they act. Stretch dudes right the fuck out upon the mat. Fuck a hoe is very underrated advice. In a month or so, I must learn the matrix of life. Nevertheless, a race against time.